Gelli di Abate, calciatore della squadra Bolosolò, ma anche presidente onorario di Bolosolò. Puoi spiegarci cosa vuol dire Bolosolò e cosa vuol dire questo torneo per Bolosolò? Bolosolò è una preghiera, una speranza, è un progetto, come dice il suo nome, Bolosolò. Salò è il ponte, Baluo è la vita, Ba può essere mare, può essere grande, può essere Na, Luo può essere un cortile, come sappiamo tutti quanti, dal sito si può anche leggere, credo, il significato. E quindi sono molto onorato oggi che comunque dopo questa partita fare questa chiacchierata con voi per parlare un po' di questo progetto. Comunque tutti quanti ci siete dentro. Tu sei nato a Bagnères, infatti nella maglietta porti il nome Bagnères. Aspetta che mi avvicino. Bagnères c'è scritto anche Alma Kendeyala. Dici un po' cos'è Bagnères, parlaci del tuo villaggio e anche cosa vuol dire questa frase Alma Kendeyala. Bagnères è il mio villaggio natale, dove sono nato io, un piccolo villaggio. Quando nacquo io c'erano almeno, credo, al massimo c'erano 30 famiglie, poi sono cresciuti poi nel corso degli anni. E sotto c'è scritto Alma Kendeyala, è una preghiera che dice che ci sia salute, perché senza la salute non c'è granché, quindi la preghiera è una preghiera. Perché era anche diciamo, legata al progetto Bolosolò perché va anche a sostenere la salute della Certo, popolazione. perché comunque Baluo Salò è un ponte per la vita, un ponte diga, un ponte comunque che non soltanto che magari cercherà di recuperare le terre perse nel corso degli anni. Perché comunque il sale comunque ha invaso la vallata, non soltanto che fa questo, però anche questo ponte servirà un passaggio breve per comunque assicurare anche la salute delle persone. Prima per arrivare in ospedale, se si faceva 25 km prima di arrivare all'ospedale, ora si farà forse con queste ponte si farà soltanto 2 km o 3 per arrivare da casa all'ospedale. Quindi già per essere breve, gioca anche queste parole anche gioca nel progetto. Tu sei quindi una testimonianza fondamentale nel progetto Bolosolò, lo porti avanti ogni giorno insieme all'associazione, ma sei anche la testimonianza fondamentale di una cultura, l'etnia Mandinga, ci parli un po' dell'etnia e del significato del griot. L'etnia Mandinga è un'etnia che diciamo che ha fatto conoscere molto la storia dell'Africa occidentale, quello che si chiama prima l'impero Mandengo. Quindi io sono comunque un membro di questo progetto insieme a voi, ai Raul Vecchio, Dario, Di Stefano e tutte una grande equipe, come si può dire. E quindi, essendo parte di questo progetto, e poi comunque della visione della mia provenienza, l'area Mandinga che stavo cercando di spiegare prima, poi mi è stato anche chiesto di parlare un po' della famiglia della storia dei Griot. I Griot comunque sono quelle tante storie, la famiglia in cui io provengo, la testimonianza comunque lo dice il mio cognome, che comunque che testimonia che sono, faccio parte di questa grande famiglia che ha una storia di 8 secoli. È una famiglia comunque mediatore nella cultura Mandenga, una famiglia che ha portato la storia dell'Africa dall'area parlata fino ai nostri giorni in cui si scrive oggi, perché il griot ha raccontato la storia di 8 secoli fa o di tanti secoli fa e oggi comunque si scrive. Io faccio parte, comunque per la fortuna comunque faccio parte di questa, non so come si dice, però. Dimbaia, Dimbaia. Questo è Dimbaya, grande famiglia dei Griot, quindi questo qua, perché se non parlare di Griot possiamo rimanere qua fino a 8 secoli, altri 8 secoli di parlarlo, perché dobbiamo raccontare la storia ogni giorno, quindi mi limito qua per non essere lungo. Ok, le ultime due cose, al petto porti la bandiera del Senegal, quanto è importante per te questo? E poi ci saluti in Mandinga. Va bene, è molto importante perché io so che sono senegalese, sono nato senegalese,
E sono nato là, sono cresciuto là fino a più di 20 anni, sono rimasto là. E dopo comunque ho fatto la scelta, abbandonando tutto l'università e tutto, arrivare qua in Italia, seguendo quello che è il mio sogno, che comunque che mi ha fatto conoscere un pochino qua e che mi ha fatto incontrare anche tante altre persone, che comunque mi ha dato anche la possibilità di fare parte di questo gran progetto. E cos'è, la domanda qual era? Ci saluti, Mandinga. No, la domanda qual era la domanda? La bandiera Senegal. Okay. La bandiera del Senegal per me questo è un grande, per me io mi identifico da questa bandiera. Io sono senegalese, non senegalese, sono cristiano, però mi sento cittadino del mondo. Sono nato in Senegal, però vivo in Italia, quindi tutto quello che ho avuto oggi mi ha dato l'Italia, quindi sono senegalese, però mi sento oggi più italiano che senegalese, perché tutto quello che ho avuto oggi da 11 anni l'ho avuto qui in Italia, e tutto quello che sono riuscito a fare nei miei sogni, quelli che fa parte della musica e dei progetti che comunque sto cercando di anche portare avanti, l'ho potuto fare qui in Italia. Quindi per me questa bandiera mi sostiene comunque per poter fare tutto quello che sto facendo altrove. Ok, ci saluti, Mandinga. Alla barca, Baldana comunque ali ma quei in un progetto in Dombe Minkono, fa la se Cairo sia a cui Minkono.